Radio DJ. Carlo Lucarelli. Carlo Lucarelli presenta Di Giallo, il radiodramma di Radio DJ. Salve a tutti, siete su Radio DJ, questo è Di Giallo e io sono Carlo Lucarelli qui a raccontarvi assieme a Fabio B un'altra strana e incredibile storia che viene dalla metà oscura del mondo. Uno strano posto in cui anche quello che sembra finto può essere vero e quello che sembra vero può essere finto. In una zona di frontiera in cui gli opposti si mescolano e si confondono. E infatti questa è una storia che viene dalla frontiera, ma quella che gli americani scrivono con la F maiuscola, cioè il West. Ma siccome questa è una storia del genere che abbiamo appena detto, ecco che l'West, cioè l'Ovest, diventa Est e viceversa ancora. Perché questa è l'incredibile storia di Buffalo Bill. Ci sono tante leggende sul West, e non solo riguardo episodi e personaggi, ma anche riguardo a usi e costumi. Certo, che Pecos Bill fosse un cowboy così bravo da prendere al lazzo un tornado, ecco, non solo è una leggenda, ma addirittura un mito, come quelli degli antichi greci. Ma ci sono leggende del West anche per molto meno, per dettagli, che però si sono talmente radicati nel nostro immaginario da formare un'immagine che percepiamo come vera, anzi l'unica vera in assoluto. Per esempio le armi. Se pensiamo ad un pistolero, pensiamo a un tipo che porta la pistola dentro una fondina che gli sta giù, lungo la coscia, più o meno all'altezza delle dita, quando tiene il braccio a penzolare lungo il fianco. È per afferrare subito la pistola. Perché un bravo pistolero, lo sappiamo dai tempi di Tom Mix fino ad oggi, passando da John Wayne, è uno che estrae e spara prima degli altri. Un fulmine, insomma. Quello là è ancora là che accarezza il calcio della Colt e lui gli ha già fatto un buco in fronte. E magari ha sparato a raffica, tenendo il grilletto schiacciato con un dito e facendo scorrere il palmo della mano sul cane in modo da far girare il tamburo e sparare un colpo dietro l'altro come una mitragliatrice. Il pistolero è solo in fondo alla strada, gli altri arrivano dall'altra parte, la musica intona un assolo inquietante, magari di trombe come il degheglio. Lui tira fuori la pistola praticamente all'altezza del ginocchio, sventola il cane con la mano sinistra e li ammazza tutti. Silenzio e vento che sibila portando in giro un ricciolo di polvere del deserto. Gli esperti di armi però dicono che non è proprio così. Intanto non è che le pistole si portassero così basse. Certo, ognuno faceva quello che voleva e le teneva dove gli faceva più comodo, ma di solito la pistola si infilava nella cintura e più in alto stava, in modo da trovarsi in fretta sulla linea di mira, meglio era. A mettere le pistole così in basso ci ha pensato il cinema di Hollywood. Infatti il piano americano si chiama piano americano perché nelle scene di duello doveva inquadrare anche le pistole, per cui ci voleva un primo piano più allungato che arrivasse almeno a metà coscia. Poi non è che a fare in fretta ci fosse un gran guadagno. Le pistole di allora, parliamo dell'Ottocento, non erano così precise come quelle di adesso. Si sparava un sacco per non colpire niente, per cui meglio fermarsi, stendere il braccio e prendere la mira con calma, magari a due mani, e non certo sventolando il cane. È così che hanno fatto i fratelli Earp nella loro sfida all'OK Corral. Però c'era qualcuno che invece faceva così. Sparava in fretta, anche da cavallo, e anche in quel modo, fanning si chiama quella tecnica, e dicono che col primo colpo staccasse una pera da un albero e col secondo la trapassasse mentre ancora stava cadendo. Sarà vero? Sì e no, perché quell'uomo è Buffalo Bill. Love is a burning thing, and it makes a fiery ring, bound by wild desire. I fell into a ring of fire.
I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire. Buffalo Bill, o Buffalo Bill, come dicevamo noi vecchi lettori di Tex, si chiamava William Frederick Cody e veniva da Leclerc, nell'Iowa. Veniva da una famiglia di fattori che si trasferirono più a ovest, più nel west, a Fort Leavenworth in Kansas, e che essendo abolizionisti ebbero un sacco di guai in quello stato, che invece aveva molte persone a favore della schiavitù dei neri. E infatti, nonostante abbia contribuito al tentativo di estinzione degli indiani d'America, contribuendo a quello dei bufali, il nostro William Frederick Cody è sempre stato un progressista, abolizionista e attivo nella difesa dei diritti degli indiani, anche se, ovviamente, nei limiti di allora, è sempre da un punto di vista abbastanza bianco. A 14 anni si mette a lavorare come Pony Express, cavalcando lungo tutti gli Stati Uniti per portare in giro la posta, finché non scoppia la guerra di secessione, quella tra nordisti e sudisti, e lui riesce ad arruolarsi nonostante sia troppo giovane. Ma la guerra è la guerra e servono tutti. Lo prendono in cavalleria, naturalmente, 7° reggimento Kansas, che combatte con i nordisti, e quando la guerra finisce, vista la sua esperienza di campagnolo e Pony Express, resta nell'esercito a guidare una compagnia di scout nelle guerre indiane contro gli Sioux e i Cheyenne. Il suo primo indiano, Billy, lo aveva ucciso a 11 anni, dice la leggenda, quando seguiva come serviente le carovane dei pionieri che attraversavano il Kansas. Era a caccia con il suo fucile quando visse un indiano che sembrava voler sparare contro il suo accampamento. Così Billy prende la mira con calma, spara e lo fa fuori. Il suo soprannome, invece, lo guadagna proprio durante le campagne dell'esercito degli Stati Uniti contro gli indiani. C'è bisogno di carne per le truppe e poi anche per i lavoratori delle ferrovie che allo sterminio fanno seguire la colonizzazione. E si può fare come fanno gli indiani, mangiare i bufali, con la differenza che loro ne cacciano pochi e con mezzi, diciamo, ecosostenibili. Gli americani invece ammazzano tutti quelli che trovano e lo fanno con gli Sharp calibro 52, che sparano una cannonata che ammazza un bufalo sul colpo quando lo prende in fronte e al massimo un paio se lo prende alla carcassa. William Cody è un tipo così, esuberante e competitivo, uno a cui piace vincere e mettersi in mostra, e lo fa anche nella caccia, dove gareggia con gli altri cacciatori. C'è un altro cacciatore che viene chiamato Buffalo Bill perché ha ammazzato un sacco di bufali. Si chiama William Comstock e Billy lo sfida ad una partita di caccia che dura 18 ore. Billy, di bufali, ne ammazza più di 800. Comstock si ferma a 600 e perde il soprannome. In 17 mesi, a seguito delle truppe degli operai della ferrovia, Buffalo Bill, di bufali, ne ammazza 4.280. Non è una bella cosa, certo, ma è così che diventa famoso. Rolling, rolling, rolling. Rolling, 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 rolling
veins are swollen. Keep them doggies rolling raw hard. Rain and wind and weather, hell bent for leather, wishing my gal was by my side. All the things I'm missing, good bills, love and kissing, are waiting at the end of my ride. Move them on, hit them up, hit them up. Just rope, crow, and brand them. Soon we'll be living high and wild. My heart's calculating, my true love will be waiting, be waiting at the end of my ride. Move them on, hit them up, hit them up. Quando si è diventati famosi con la guerra negli Stati Uniti si possono fare un paio di cose: continuare a fare carriera sotto le armi o entrare in politica. Buffalo Bill non è proprio un soldato e anche se gli hanno dato il grado di colonnello e pure una medaglia, resta uno scout e un cacciatore, un solitario insomma. Ha fascino, ha carisma, sa come entusiasmare e trascinare la gente, ma non è uno stratega. E se fosse rimasto in cavalleria, magari a comandare un reggimento, forse sarebbe finito come il suo amico George Armstrong Custer, che si fece massacrare dagli indiani a Little Bighorn con tutto il settimo cavalleria. E anche come politico, non è che Billy ci sia proprio tagliato. Ci vogliono spirito di squadra e strategia anche lì. E magari un pelo sullo stomaco, come direbbe Tex Willer, che Billy, molto impulsivo e molto naif, probabilmente non ha. Non resta allora che una terza strada, quella dello spettacolo. A farlo diventare una star è uno scrittore che si chiama Ned Buntline. Ned scrive un libro su Billy, uno di quegli opuscoli che si vendono nelle fiere a un dime a copia, un polpettone a metà tra biografia e libro d'avventura, ma molto più secondo che la prima, come si usava per gli eroi della frontiera. La gente di città tira fuori un nichelino dalla tasca, si compra il libretto e fantastica su tutte quelle storie di indiani scotennati, bisonti fulminati con un colpo solo e cavalcate pancia a terra lungo tutta la prateria, e si entusiasma come se le avessero vissute anche loro. Poi Ned ha un'altra idea. Ha scritto un pezzo teatrale sul West e convince Billy a recitare nella parte di se stesso. E lì nasce un colpo di fulmine, dove Buffalo Bill scopre veramente chi è. Non è un soldato, uno scout, un cowboy o un cacciatore, ma tutto questo insieme, e non com'è o com'è stato, ma come sembra. Insomma, Billy scopre di essere un attore, o meglio, di più, un uomo di spettacolo. Perché dopo aver recitato sul palcoscenico ha un'idea. C'è qualcosa di più spettacolare del teatro, di più esuberante, qualcosa in cui portare tutto e sempre così, non tanto com'è ma come sembra e come piace alla gente. Indiani, bufali, soldati a cavallo, diligenze, pistole, fucili, frecce, tutto insieme. Questa cosa è il circo. E così nasce il Buffalo Bill Wild West.
C'è un episodio che racconta bene Buffalo Bill e la sua vera vocazione. Il Buffalo Bill Wild West ha girato per tutti gli Stati Uniti, poi è arrivato in Europa e è sceso anche in Italia, dove i suoi cowboy sono stati sfidati dai butteri, i cowboy dell'Agropontino e della Maremma, e sono stati battuti. O almeno così dice la tradizione. Un successo enorme, con un sacco di gente che va a vedere lo show. Poi, nel 1893, la città di Chicago viene scelta come sede dell'Esposizione Universale, quella che nell'edizione precedente si era tenuta a Parigi e per la quale era stata costruita la Torre Eiffel. Tra i tanti progetti per fare dell'Esposizione di Chicago qualcosa che possa battere quella di Parigi, c'è anche la proposta del colonnello Cody di ospitare il suo Wild West Show. Gli architetti che progettano l'esposizione storcono il naso. Chi? Buffalo Bill? E per fare cosa? Un circo? Ma scherziamo? E poi tutte quelle fantasie sul West, i cavalli, gli indiani, non vanno più di moda. Alla gente non gliene frega più niente, per cui no, grazie, non ci interessa. Ma Billy è uno scout che si vanta di aver scotennato personalmente un Cheyenne durante la guerra. È un cacciatore che ha ammazzato più di 4.000 bufali, ma soprattutto è un uomo di spettacolo che si intende di show business. Affitta per tempo un'area di 4 ettari appena fuori dalla zona dell'esposizione e ci installa il suo circo, un tendone da 18.000 posti che il 3 aprile del 1893 inizia col primo spettacolo. La gente vede la parata di soldati a cavallo, sente la cowboy band che suona gli inni, guarda Ann Oakley sparare col suo fucile con una precisione assoluta, segue una diligenza che corre sulla pista inseguita dagli indiani e poi salvata da Buffalo Bill e dai suoi soldati, che poco dopo salva un insediamento di coloni da un altro assalto degli indiani, colpi e salve, naturalmente sangue finto e cadute da stuntman. E nello show c'è naturalmente Buffalo Bill, che spara correndo a cavallo centrando palle di vetro lanciate in aria. E alla fine, finale spettacolare, la battaglia di Little Bighorn. Il primo spettacolo fa il tutto esaurito, ma si sa, è la novità, almeno per quelle parti. Vediamo il giorno dopo. Tutto esaurito lo stesso. E più o meno così per i 318 spettacoli tenuti dal Buffalo Bill's Wild West and Congress of Rough Riders of the World, chiamato così per comprendere tutti i Rough Riders, i cavalieri, e quindi anche gli indiani, che erano già una colonna portante dello spettacolo. La media è quella di 18.000 persone, per un totale di 4 milioni di presenze, che gli fa incassare più di $1 milioni di allora. Insomma, un successo. Il paese era molto giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e costruisce la ferrovia. A quel tempo io ero un ragazzo che giocava a ramino e fischiava le donne. Credulone e romantico, con due baffi da uomo. Se avessi potuto scegliere tra la vita e la morte, tra la vita e la morte, avrei scelto l'America. Buffalo e locomotiva, la differenza salta agli occhi. La locomotiva ha la strada segnata, il bufalo può scartare di lato e cadere. Questo decise la sorte del bufalo, l'avvenire dei miei baffi e il mio mestiere. Nonostante tutto, quando muore, Buffalo Bill muore in miseria, senza neanche i soldi per il funerale. Ha speso tutto per il suo show, dove trattava tecnici, attori, indiani compresi, quasi in modo sindacale. Ha fondato una città nel Wyoming che ha chiamato Cody come se stesso. Ha comprato un giornale, finanziato chiese, costruito un parco di divertimenti pubblico in Nebraska e speso un sacco di soldi per bellissime donne poco fedeli.
La cosa interessante è che se si va a vedere su Wikipedia, per esempio, alla voce Buffalo Bill, accanto ai luoghi e alle date di nascita e di morte si trovano le sue qualifiche: soldato, cacciatore di bisonti e showman. Il bello è che Buffalo Bill era veramente tutte queste cose insieme, più tante altre contraddizioni. Sterminatore di bisonti e sostenitore dei diritti degli indiani, che presentava nel suo show come i nemici del passato e gli amici del presente. Amico di Custer e amico di Toro Seduto, che lo sconfisse a Little Big Horn e che poi lavorò assieme a Buffalo Bill nel suo show. Pony Express scoperto di polvere e showman vestito d'argento di frange bianche. Un po' realtà e un po' fantasia. E questo è molto show business, molto cinema. Però, che sparasse con la tecnica Fanning, battendo il palmo della mano sul cane, quello dicono che lo facesse davvero. E non so come, ma staccava una pera da un albero con il primo colpo e poi la centrava col secondo. Radio DJ. Carlo Lucarelli.